famiglie intere con bambini vengono ricoverati perché non sono state vaccinate. Sono proprio i non vaccinati a far ripiombare la Sicilia in zona gialla. Più di un terzo degli abitanti non ha fatto nemmeno la prima dose. Appena il 55% ne ha fatte due, rispetto a una media italiana del 62,2%. Quando noi chiediamo il motivo per cui il loro congiunto non è stato vaccinato, non si ha mai una risposta diciamo precisa. Spesso si tratta di scuse tipo era già previsto per domani o dopodomani, non ce l'abbiamo fatta in tempo, abbiamo avuto molto da fare. Dal 13 agosto i nuovi casi sono oltre 1000 al giorno, a inizio luglio erano 58. A favorire il contagio, la diffusione della variante Delta e l'alta circolazione di turisti. Anche i ragazzi di 30-35 anni che abbiamo avuto ricoverati sono entrati con dipendenza dall'ossigeno importante. Il passaggio in zona gialla era stato paventato già alla vigilia di Ferragosto, ma aprendo nuovi reparti di terapia intensiva, la regione era riuscita a salvare parte della stagione turistica. Ora, davanti al crescente numero di contagi, sono a rischio gli altri reparti. Prima di ricoverare un paziente bisogna chiamare il pronto soccorso per chiedere se sono intasati e non hanno bisogno del posto letto. Per alleggerire la pressione sui reparti, la Regione ha emesso una circolare che obbliga i medici a dimettere i malati di Covid con il 92% di ossigenazione. Sicuramente, dico, è un'ordinanza che forse ai più può fare storcere il naso, però nasce da un comitato che dovrebbe comunque, anzi deve comunque, agire secondo scienza e coscienza. Di coscienza, fuori dalle corsie, sembra non essercene molta. Con il giallo torna l'obbligo di mascherina all'aperto e in tavola ci si potrà sedere massimo in quattro. Non tutti sanno come comportarsi. Ad oggi ancora dobbiamo spiegare che col Green Pass non si può stare seduti all'interno. Il giallo lo devo fare loro perché ormai il codice è finito. Per me è finito.